Alberto Sala, sono il responsabile dei laboratori di Brianzacque. Brianzacque è il gestore del servizio idrico integrato della provincia di Monza e Brianza, 55 comuni e oltre 800.000 abitanti. Lo scopo della nostra attività è quella di garantire la gestione del servizio idrico, quindi dalla captazione alla distribuzione al trattamento del rifluo. L'argomento su cui ci siamo focalizzati oggi è il trattamento della risorsa, ma soprattutto comunicare al cittadino da un lato la qualità dell'acqua che viene distribuita alle utenze e dall'altra fare riflettere anche che occorre fare un cambiamento di rotta, ricordarci che l'acqua non è un bene inesauribile che va tutelata e che occorre quindi mettere in campo degli atteggiamenti virtuosi a livello sia di gestore nel controllo delle perdite, nel controllo delle reti, la buona manutenzione delle reti e anche come consumatori a livello proprio di utilizzare con parsimonia l'acqua, quindi tutti quegli accorgimenti che possono essere dall'utilizzo dei frangigetto, dal preferire la doccia al bagno, dal non utilizzare acqua corrente magari per lavare le auto, dal non utilizzare acqua per annaffiare abbondantemente i giardini, soprattutto in questi momenti di siccità, se non magari nelle ore serali. Quello che è importante è che anche abbiamo chiarito un attimino il discorso del condominio, ovvero che il gestore è responsabile della qualità dell'acqua fino al contatore. Dal contatore in poi la responsabilità diventa del singolo cittadino, del privato cittadino, piuttosto che dell'amministrazione del condominio. C'è sempre stata un po' una confusione a livello di interpretazione del decreto legislativo dove si dice che il gestore delle reti interne è responsabile e deve fare controllare l'acqua anche dal punto di vista qualitativo. No, se il gestore lo vuole fare è un suo diritto, ma non c'è un obbligo di legge. Il gestore e l'amministratore del condominio è tenuto a controllare la buona manutenzione delle autoclavi, degli impianti interni, se vuole può fare delle analisi aggiuntive, ma quello che deve essere chiaro è che in questi 15 anni, dall'entrata in vigore del decreto 31 del 2001, è sempre stato causa di fraintendimenti, non esiste l'obbligo di legge. Ribadisco, c'è una volontà personale di poter fare delle analisi aggiuntive, ma non esiste un obbligo. Dal punto di vista della comunicazione, Brianzacque, come altri gestori del servizio, hanno sul proprio sito aziendale la possibilità di trovare pubblicati i dati delle analisi più recenti e sempre un dato medio. Questa attività è sempre in divenire. Non solo la nostra azienda, ma anche altre aziende come la nostra, stanno cercando e lavorando per far sì che, da un lato, la comunicazione diventi sempre più massiva, in modo tale che anche il cittadino, se da un lato è corretto che tema quello che non conosce, quindi non conoscendo la qualità dell'acqua qualche volta è, come posso dire, intimorito nell'utilizzo, quindi arrivare a conoscere con puntualità la caratteristica dell'acqua che arriva al proprio rubinetto. Dicevo, e passare da un dato medio per comune ad un dato più puntuale. Siamo a Monza esistono 39 pozzi di captazione e abbiamo istituito una quarantina di punti rete dove andiamo a controllare la qualità dell'acqua. Il passo successivo che vorremmo implementare sarà quello di andare a dare la possibilità al cittadino di identificare il punto più vicino alla propria abitazione in modo tale da poter avere come riferimento, poter avere la qualità dell'acqua in quel punto. Per informazioni più dettagliate è possibile consultare il nostro sito www.brianzacque.it dove troverete maggiori informazioni non solo a livello della qualità dell'acqua e del servizio che viene svolto, ma anche su tutte le altre attività che sono messe a disposizione dell'utenza, sportelli, modalità di presentazione di domande di allacciamenti e quant'altro, tutto quello che può essere utile per interfacciarsi in maniera rapida e spesso risolutiva con la nostra azienda.